Ciao a tutti amici di YouTube e di Piano Concerto, siamo qui a festeggiare questa nostra iniziativa, questa nuova nostra iniziativa della serie How To, ovvero come si fa, e diciamo realizzeremo dei video molto corti, massimo 5-10 minuti, in cui andremo ad analizzare solo uno specifico argomento alla volta. Quindi questo può essere molto utile per chi ad esempio cerca non so, come in questo caso, come creare una nuova sessione in Pro Tools e immediatamente possiamo appunto crearla senza stare a sorbettarci tutto il resto della guida. E dunque, in questa, come ho già anticipato, in questa puntata di How To andremo a vedere come si crea una nuova sessione in Pro Tools HD10. Dunque, la prima cosa che bisogna dire è che all'apertura di Pro Tools viene visualizzata questa finestra di dialogo, vedete, di Quick Start, e appunto consente questa finestra di creare in modo facile e veloce una nuova sessione di Pro Tools oppure aprirne una già esistente. Dentro alle Operation Preferences di Pro Tools è possibile decidere se mostrare o nascondere la finestra di Quick Start all'avvio di Pro Tools. Quindi al primo avvio di Pro Tools viene visualizzata questa finestra di Quick Start che vediamo ci chiede di eseguire una tra queste quattro operazioni. Quindi Create Session from Template, ovvero creare una sessione da un template già esistente. Vediamo che qui abbiamo, diciamo, dei template suddivisi per genere, per esempio chitarra, e vedete ci sono una serie di impostazioni. Se mettiamo music, ad esempio, ci chiede la tipologia di musica e come dire che cosa è un template. Un template è semplicemente una sessione standard in cui sono inserite già alcune tracce con dei preset assegnati. Quindi questa operazione ci permette, ad esempio, se noi usualmente siamo soliti registrare ad esempio a 24 tracce, magari di aprire una sessione da un template contenente già 24 tracce, e queste 24 tracce chiaramente sono già assegnate per quanto riguarda gli input e gli output. Andando avanti, la seconda opzione è quella di creare una nuova sessione vuota. Questa è quella che noi andremo ad analizzare e andando avanti però vediamo che c'è Open Recent Session, e questa opzione ci permette appunto di andare ad aprire una delle sessioni che abbiamo utilizzato diciamo in tempi abbastanza brevi, ad esempio quella che abbiamo aperto oggi o ieri, quindi le ultime sessioni su cui abbiamo lavorato. E per ultimo abbiamo Open Session, questa ci permette, confermando col tasto OK, di andare a cercare delle sessioni facendo un browsing all'interno dell'hard disk del nostro Mac o del nostro PC. Vedete che anche qui in basso, questa spunta, Show Quick Start Dialog When Pro Tools Starts, deselezionandolo appunto al prossimo avvio di Pro Tools, la schermata di Quick Start non verrà aperta. Dicevamo, soffermiamoci sulla casella relativa a Create Blank Session, quindi a questa opzione, e vediamo che in basso compaiono dei Session Parameters, ovvero questi, il primo tra questi è l'Audio File Type. E per la massima compatibilità tra Windows e Mac raccomando di impostare il formato di file su BWF, ovvero il punto WAV, altrimenti un'altra opzione è quella di selezionare ad esempio il file IFE. I file IFE sono, diciamo, dei file audio nativi Apple, e anche se ad oggi anche i computer Windows riescono ad aprire i file IFE, per massimizzare, come ripeto, la compatibilità è consigliabile impostare il formato di file su WAV, quindi lo lasciamo inalterato. Qui in basso troviamo la profondità in bit del nostro progetto. Quindi possiamo scegliere se selezionare una profondità di 16 bit, di 24 bit o addirittura di 32 bit in floating point. Dunque, impostare il livello di bit del nostro progetto significa scegliere quale vuole essere la nostra scala dinamica, o meglio la nostra massima dinamica a cui vogliamo arrivare.
L'impostazione del numero di bit dipende anche dal progetto, da quello che vogliamo realizzare. Se vogliamo realizzare una registrazione per un CD, probabilmente i 16 bit andranno bene, proprio perché lo standard CD ammette una profondità in bit di 16 bit, appunto, e di un sample rate di 4400 kHz. E ricordiamo che, così a titolo informativo, un bit corrisponde circa 6 dB, quindi con 16 bit abbiamo una profondità di 96 decibel, con 24 bit si arriva a 144. Il 32 bit floating point è un'estensione, appunto, in floating point, e ci permette di, come dire, di essere più rifiniti su alcune dinamiche, anche se ha già 24 bit il quanto di conversione è nell'ordine di 1 su 2 alla 24esima e siamo praticamente prossimi al rumore termico, quindi estendere ancora maggiormente il numero di bit è una pratica abbastanza inutile. E, andando avanti, vediamo, possiamo impostare il sample rate ad esempio a 48 kHz, oppure vedete il suo multiplo 96 o 4400 e 88,2. Riguardo gli input output settings, possiamo impostare ad esempio gli ultimi utilizzati oppure uno stereo mix, il 5.1, però vedrete che una volta che noi andremo ad impostare gli input output, normalmente, salvo le rare eccezioni, si utilizzano sempre quelli già usati nelle sessioni a seguire. Dunque, dovevamo fare il nostro discorsetto per quello che riguardava gli standard. Beh, dicevo che a livello di CD lo standard è appunto quello di 16 bit 4400, quindi se vogliamo realizzare un CD ci conviene lavorare a questo, con queste impostazioni. Se invece dobbiamo realizzare diciamo materiale per il cinema, allora possiamo salire a 48 kHz, dal momento che lo standard DVD impone che ci siano 48 kHz, e possiamo anche lavorare con una profondità in bit di 24 bit. Non è sbagliato, anche nel caso di CD, lavorare a 44,100 e a una profondità di bit a 24 bit. Questo perché? Perché nel momento in cui noi andremo ad esportare, quindi realizzare il bounce del nostro progetto, comunque se questo bounce sarà indirizzato a un CD, quindi alla realizzazione di un CD, molto probabilmente dovremo chiaramente ridimensionare il numero di bit e quindi riconvertire ai nostri 16 bit. Per ultimo, vedete qui la casella interleaved, questo si riferisce allo stereo interleaved, che non è altro che un file audio stereo, una registrazione dove i dati nel canale destro e sinistro sono mixati insieme come dei blocchi contigui di dati. Bene, una volta che noi abbiamo messo le nostre impostazioni, possiamo cliccare su OK per aprire l'interfaccia Pro Tools con la nostra sessione. Vedete, avendo cliccato OK, ci chiede di salvare la sessione all'interno di una cartella, oppure possiamo sulla scrivania, vedete, creare una cartella. How to create Pro Tools session. Ok, creiamo la nostra cartella, all'interno di questo scriviamo session, quindi il nome della nostra sessione. Clicchiamo su save e il gioco è fatto. Come vedete abbiamo creato la nostra sessione in Pro Tools. Per qualsiasi dubbio o domanda sugli argomenti che andiamo a trattare, vi raccomando di iscrivervi al nostro forum di discussione raggiungibile all'indirizzo www.pianoconcerto.it. Vi aspettiamo!